Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di condividere con voi la realizzazione dei orecchini Vesticum. A me piacciono proprio tanto tanto. Un bel po' che pensavo di realizzare degli orecchini che assomigliassero un po' alle filigrane, perché le filigrane mi piacciono proprio tanto. E piano piano ci sono riuscita a realizzare questi. I materiali sono proprio pochissimo, la realizzazione non è difficile, vengono abbastanza rigidi e poi sono pendenti anche se si piegano un po', non è che cioè, ritornano comunque alla forma, non rimangono storti. L'orecchino che faremo sono queste colorazioni. Vedete? Cosa volevo dire? Sì, questo è leggermente diverso, come vedete, cioè l'ho realizzato con due colori di Toho, vedete qui sono le bronze e quest'altro che è un colore rame. Devo dire mi piace anche così e voi li farete come volete. Opa. Allora, i materiali necessari sono la perla da 6, perché la lavorazione parte da questa. Io ho scelto l'antique gold, poi vediamo, metto qua da parte delle super duo, che ci vogliono due per orecchino. Le mie sono da neon orange, poi delle ginkgo, che sempre due per orecchino. Le mie sono le Ginkgo Bondelli Turquoise, sono molto molto belle. Delle Moby Duo, che ci vogliono 4 per orecchino, questo colore Alabaster Metallic, molto bello anche questo. Dopodiché delle, ecco, prima vi faccio vedere queste, delle 80, vedete? Il mio colore è un colore lilla, molto bello. Vedete qua? Allora, vediamo se trovo la bustina. Vedete, sono queste qua. Sono un lilla molto molto bello. E anche queste ci vogliono 4 per orecchino. Materiali proprio pochissimi, e poi due colorazioni, oppure a vostra scelta potrebbe essere anche una colorazione di Toho. E queste sono delle Toho 110, questi sono un antique bronze molto molto bello come colore. Invece quest'altro è un colore rame, e do la Monachella solo colore rame, uguale a questo delle Toho. E poi c'era, ecco, una goccia, se volete aggiungere una goccia. Questa è molto molto bella, ha dei riflessi di lilla, di, come vedete, di blu, di verde, giallo. Sono proprio stupende stupende, guardate come viene. Sono proprio belle queste gocce. E le gocce, ecco, se le volete, le ho prese sul gruppo di vendita di materiale creativo di Sabrina Giliberti. Forse ce le ha ancora. Adesso, come filo, io utilizzo il filo da 0,17 trasparente. E allora iniziamo. Eccomi. Allora prendiamo la perla da 6, entriamo dentro, teniamo bene il capo del filo perché poi andremo a unire. Mi sposto un attimo, che mi sposto un po' così.
E si prendiamo così. Si prende 1,80 e 5 toho 11. 3, 4, 5 e un'altra 8,0. Così, 1,80, 5, 11, 0 e 1,80 e si entra in quest'altro foro. Vedete? In questo modo. E da questa parte faremo la stessa cosa. 1,80, 5, 11, 0. E un altro 0. E adesso dobbiamo unire i fili tra di loro. Bisogna stringere bene. Tirare bene, vediamo. Rientro nella perla, tiro bene e mi taglio il filo in più. Eccoci qua. Adesso rientro nella 8,0 e anche nelle prime due 11,0. Questa la terza toho la salto e entro nelle seguenti due anche nella 8,0. Vedete così. Adesso tra queste 8,0 dobbiamo inserire la super duo. Entriamo nella 8,0 e anche nelle prossime due 11,0. Lo stesso, qui saltiamo la terza, entriamo nelle seguenti due e anche nella 8,0. E adesso dobbiamo inserire la super duo. Entriamo nella 8,0 e adesso andiamo nelle 11,0 e usciamo questa volta dalla terza. Qui sopra di questa, la terza, dobbiamo fare un capietto da 3 11 0. Facciamo un capietto e entriamo nella sottostante, vado dentro nelle altre toho e anche nella 8 0 ed esco. Vedete? Così. Adesso prendo 2,11 ed entro nella super duo nel foro alto. E qui faccio la stessa cosa. Prendo 2,11, entro nella 8,0 ed esco dalla terza 11,0. E qui dobbiamo fare sempre un capietto da 3. Esciamo dalla 8,0 perché dobbiamo inserire le due 11,0. Entro nella super duo e qui la stessa cosa. 2 11,0. Ed entro nella 8,0. Adesso entro nella 8,0 ed entro anche nelle prossime due 11,0. Vedete? Quando sono uscita, vedete, ricordate il capietto da 3? Entro nella prima 11 del capietto ed esco. Adesso mi prendo 2
11:0. Così mi prendo la Mobi 2 in questa posizione. Vedete? Questa posizione. Altre 2:11:0. E la ginco. Vedete? Così. 2 Mobi 2, 2 la ginco. Mando tutto giù. Adesso prendo 5:11:0. Ed entro nell'altro foro della ginco. Così. Adesso prendo 2:11 e la Mobi 2 in questa posizione, vedete? E altre 2:11 ed entriamo nella ultima 11:0 del tappeto qui, vedete? Dobbiamo trovarci in questo non lo so. Comunque, ci troviamo così. Adesso entriamo nelle prossime 2:11:0, così, anche nella 8:0, vedete? E anche nelle 2:00, vedete? Così. Adesso prendiamo invece. Mettiamo un po' così. Prendiamo 9:11:0 e io questa volta mi prendo questa altra colorazione 2 4 6 8 9, vedete? E mi collego con questa Mobi 2, ma da questa parte, vedete? Entro dall'alto, sì, dall'alto oppure da sotto, meglio dire da sotto, da qui, da sotto. Così, vedete? In questo modo qua. Adesso mi prendo 2:11 di color bronzo, perché questa parte che si trova all'interno voglio utilizzare l'altro colore. Ed entro nel quell'altro foro della Mobi 2, vedete qui? Entro anche nelle Toho, anche nella Ginko, vedete? Ed esco dalla Ginko. E tirate sempre bene. Così. Adesso entro, sono nelle prime 11:0, la terza. L'assalto ed entro nelle ultime 2, così. Vedete? Adesso entro nella Ginko, nelle 2:11:0, nella Mobi 2 ed esco dalla Mobi 2. Adesso mi prendo le 2:11 color bronzo. Ed entro in quest'altro foro dalla Mobi 2. Vedete? Così. E adesso mi prendo 9:11:0 da quell'altro colore. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vedete? E mi collego, vedete, con queste 2:11 che si trovano accanto alla Sper 2. Vedete? Qui. Entro così dentro. Vedete? Adesso entro nella Super Duo. Entro nella 8:0, nelle 2:11:0 e salgo in questa 11.
E qui faremo la stessa cosa che abbiamo fatto da quest'altra parte, però dobbiamo stare attenti adesso perché, siccome vedete, le morbido siamo sul dorso dell'orecchino. E allora prendiamo le due 11 0, prendiamo la morbido, vedete, così perché siamo sul dorso, deve essere con il dorso. Prendiamo altre due 11, la ginco, vedete? E mandiamo tutta giù. Ecco, il mio filo andava, ecco così. E adesso prendiamo le 5 11 color bronzo, entriamo in quest'altro foro dalla ginco e tiriamo bene e dobbiamo inserire adesso l'altra mobiduo. Prendiamo le due 11, la mobiduo dobbiamo stare attenti che è con il dorso verso di noi, vedete, e altre due 11 ed entriamo nell'ultima toho del capietto, vedete, così. Adesso entriamo anche nelle prossime due nella 8-0 e usciamo dalle due toho che si trovano vicino alla super duo. Vedete? Possiamo adesso girare. Adesso abbiamo da prendere 9. E si entra dall'alto, no? Adesso siamo dall'alto, si entra nella mobiduo così. Vedete? E tirate bene e poi vedrete con il prossimo giro si stabilizza tutto. Adesso prendiamo le due toho color bronzo, entriamo nella mobiduo ed entriamo anche nelle prossime due, nella ginko e anche nelle prossime due 11. E tirate bene. Adesso questa la terza non la lavoriamo, si salta. La portiamo così, tirate sempre bene, entro nella ginko, finché esco, vado avanti finché esco dalla mobiduo. Adesso mi prendo le due 11-0, entro nell'altro foro dalla mobiduo. E mi rimangono le 9 colore rame 4 5 6 7 8 9 e mi collego, vedete, con queste due 11 0. Vedete, quasi finita il nostro orecchino. Così, tirate bene. Entro adesso nella super duo. Tirate sempre bene. Entro in queste due color bronzo, anche poi in queste tutte color rame, entro in tutte così finché arrivo alla fine. Vedete? Adesso mi prendo 6 11 0 e mi collego con questo gruppo da 5. Un attimo che, ecco. Mi collego con questo gruppo da 5, no? Così. Vedete? E tirate bene.
Lo stesso qui non vado a lavorare, entro nelle seguenti due ed esco. Vedete? Adesso prende forma. Adesso mi prendo 6. Vediamo, 6. Mi collego con questo gruppo. E vado avanti finché arrivo alla fine. Adesso che sono arrivata alla fine, mi prendo 2 11 color bronzo e mi collego con quest'altro gruppo del colore rame. E tirate bene, vedete? E dentro tutte quante fino alla fine, e qui devo inserire le 6. Vedete? Adesso 6. Mi collego con questo gruppo. Tirate sempre bene. Usciamo, prendiamo 6, ci colleghiamo con questo gruppo, arriviamo alla fine, prendiamo le 2. Bronzo. Come vedete adesso il ricchino già prende forma e si stabilizza, viene bello piatto. Sicché mentre lo lavorate non vi preoccupate che lo vedete un po' storto, un po' così, vedete già con queste due inserite sta è proprio meglio. E poi ovviamente bisogna ripassare un'altra volta, io ripasso ancora 2 volte e così io do ancora più stabilità. Vedete? E adesso quando arrivo qui dovrò inserire la mia goccia. Quando esco dalla punta, questa volta uscirò da questa punta, in questo modo. Vedete? Adesso inserisco, vediamo come ho inserito. Ecco, ho inserito con delle 15-0 che io non vi ho detto, ma le ho qui pronte. Volendo si possono utilizzare anche le 11, ma preferisco le 15, sono più delicate e per avere una minor densità qui. E allora mi prendo 3 15, la 8 0, mi prendo la goccia. Qui mi prendo la 8 0 e altre 3 15. Vedete? Ritorno dalla 80, ritorno qui, entro nella 80 e un'altra 15, tiro tutto bene, vedete? E adesso mi prendo le altre 2 15 e rientro nella punta da questa parte, dall'altra parte da dove sono uscita. Vedete? E adesso basta ripassare ancora una volta, 2 volte, io ripasso 2 volte, il
monachella è semplice, bisogna fare qui un capietto da 5,15 oppure niente, perché si può inserire, vedete, tranquillamente così. Io ho fatto un capietto da 5,15 e ci vediamo quando ho finito questo. Ed eccomi finiti. E devo dire che mi piacciono tantissimo. Sono poi leggerissimi, leggerissimi, lunghi il giusto. Volendo, si possono indossare anche senza goccia. Come volete voi, come vedete, sarebbe bello anche come braccialetto oppure come più modulini, come una collana. È proprio bello, bello, bello. Spero che piacciono anche a voi altrettanto e che li realizzerete in tanti. Questi sono i primi, queste colorazioni, anche questo. Lila proprio bello e poi unito al blu, questo è un blu un po' blu cielo, molto stanno bene assieme ecco, i colori. Poi voi realizzerete con i vostri colori preferiti. Allora, questi sono i miei vestigù e spero che piaccia anche a voi. Ci vediamo. Speriamo, ci vediamo presto. Ciao, ciao, ciao.